Oggi parliamo di creatività declinata al femminile. Per parlare di creatività italiana femminile abbiamo invitato in studio la signora Susanna Bonatti, che è una nota creativa italiana ed è direttore responsabile e direttore creativo di Comunicando. Così è. Benvenuta. Grazie, grazie mille di avermi invitata. Ecco, signora Bonatti, posso chiamarla Susanna? È più Molto facile? volentieri. Benissimo. Susanna, lei ha recentemente, posso dire, inventato, è il termine corretto, un nuovo tipo di carta, una carta che a me sta molto a cuore come responsabile rappresentante di un movimento ambientalista come Fare Ambiente. Una carta che è fatta anche con fibra di latte. È la prima carta al mondo realizzata con fibre di latte e si chiama Paper Milk. Ci vuole raccontare brevemente di che si tratta e come è nata l'idea di questo progetto? Molto volentieri, anzi la ringrazio per l'occasione. Paper Milk si chiama questa carta, il nome già un po' tradisce in realtà la sua composizione, verissimo, è prodotta anche con fibre di latte, è la prima carta al mondo che contenga questo tipo di fibre. Nella sua composizione ha anche linters di cotone e cellulosa vergine. La bellezza e la naturalità e l'attenzione anche all'aspetto, come dire, Ambientale, ambientale, quindi il rispetto assolutamente. dell'ambiente nella produzione di questo tipo di carta deriva che la cellulosa è prodotta rispettando l'ambiente, le fibre di Certo. cotone è un prodotto assolutamente naturale, per non parlare del latte, però mi diceva Non che... solo, mi Ah, permetto di ecco, dire, prego, nel mi senso dica. che le fibre di latte e i linters di cotone sono ottenuti da scarti degli scarti della produzione alimentare nel caso del latte e della sovrapproduzione nel caso del cotone. Quindi tutto l'abbigliamento, l'arredamento nel caso specifico del Certo. cotone, quello, la parte meno nobile in qualche modo che non verrebbe Che utilizzata. andrebbe buttata via, invece viene Sì, utilizzata per produrre questo sì. tipo di Sì, carta, che questa e immagino altri abbia tipi di e altri carta. tipi di Sì? carta. Immagino abbia, insomma, il nome latte, milk, all'inglese richiama ovviamente una tattilità particolare, una texture particolare. Ci vuole raccontare meglio anche di questo aspetto? Certo, indubbiamente la carta al latte non poteva che evocare una morbidezza, quasi una rotondità, no? del Certo. tatto, proprio per evocare quel momento principe e principale della vita di ognuno di noi, che purtroppo non ci ricordiamo. Che è come inglobato in una bolla di tenerezza, in una bolla di morbidezza. Proprio quell'evocazione abbiamo voluto che si trasformasse in carta. E proprio Quindi questa. carta per scrivere, io spero che ci sia ancora qualcheduno che scrive, perché oramai quando ci scrivi no, uso l'iPad, e dico vabbè, no, io preferisco ancora scrivere con la penna o la Anch'io, stilografica. anch'io Quindi anche sentire decisamente. una carta con una texture morbida è piacevole e voglio dire affatica meno la scrittura. Beh, mi viene da dire, visto che parliamo di latte, è addirittura quasi vitale per la comunicazione, per l'anima, per i Certo. sensi. Certo. E quindi Assolutamente. anche, voglio dire, lei sa che io mi occupo di marketing Lo sensoriale o so comunque di bene. comunicazione sensoriale e uno dei sensi meno, non dico sviluppati, ma meno targettizzati dal mondo della comunicazione è proprio il tatto. E questa può Sì. essere l'occasione finalmente per portare alla ribalta il tatto a discapito, tra virgolette, della vista, dell'udito, del gusto e O insieme, dell'olfatto o certo. insieme, che invece sono quelli, diciamo, Sì. su cui si pone maggiore attenzione. Questa carta è già in produzione in Italia o nel resto del mondo? Chi l'ha supportata in questo progetto? Ci vuole... Questa carta è stata lanciata ufficialmente al LuxPack di Monte Carlo lo scorso ottobre, è la fiera di riferimento nel packaging di lusso in Europa. Certo. È attualmente in produzione, la sua commercializzazione avverrà a giorni a livello nazionale e internazionale. La cartiera, il gruppo cartario che ha creduto in questa iniziativa e che mi ha consentito di realizzare questo sogno è Gruppo Cordenons SPA, una notissima Azienda cartiera, è leader di un'azienda leader, mercato, sì, certo. assolutamente in Italia e anche a livello internazionale, con la quale appunto portiamo avanti questo meraviglioso progetto che sta avendo già un ottimo riscontro di pubblico e di interesse. Beh, senza nessun dubbio, poi quando si parla di latte c'è un chiaro riferimento a quello che è l'ambiente, a quello che è la sostenibilità, a quello che è la dolcezza e quindi è un qualcosa che sicuramente facilita il crescere e lo svilupparsi di emozioni collegate a quest'idea che io trovo assolutamente splendida. E
E peraltro complimenti, perché se a quando è un italiano, e nello specifico una creativa italiana, a lanciare un progetto di questa portata per la prima volta in Italia e nel mondo, davvero, davvero i miei complimenti più sentiti. Grazie. Lei è anche direttore responsabile, io so, di una serie di testate, tra cui Comunicando, che è una rivista che si occupa di brand experience ed è leader di mercato, peraltro, nel settore B2B. Ci vuole raccontare un attimino anche di questa sua esperienza, che immagino sia poi il, diciamo, la base, l'humus dal quale poi sono nate altre sue esperienze che l'hanno portata anche a questo felice risultato. Assolutamente. Comunicando è, io l'ho sempre nominata e l'ho sempre un po' trattata come fosse la mia bimba. È nata ed è stata concepita nella testa 13 anni fa. È stato un lungo percorso perché ovviamente si conquistasse la sua fetta di mercato, ma oggi in Italia è riconosciuta come la rivista di riferimento in quella che viene definita tecnicamente la comunicazione below the line, per cui tutto quello che è tangibile in qualche modo, esclusa radio, televisione e i media sopra la linea, come si dice in comunicazione. Comunicando è ed è stata e sarà sicuramente lo spunto che mi ha consentito veramente di spaziare in tantissimi ambiti, in tantissimi mercati e di rapportarmi con aziende di tutti i tipi, nutrendomi in modo molto molto importante. Certo. Tant'è che posso dire che ho vinto anche un'altra cosa. Infatti volevo anticiparla perché ho letto di questo premio importante a livello internazionale che lei ha vinto. Se ce lo vuole raccontare meglio, così ci porta due buone notizie. Esatto. Che una creativa italiana porta a casa un premio importante internazionale e in più è la fautrice della nascita di un nuovo tipo di carta. Visto che naturale. Siamo a Roma, quest'anno mi è andata bene. È andata bene. Quest'anno sì. A settembre ho vinto insieme alla squadra con cui ho realizzato questo packaging a Luxury Packaging Award di Londra, il primo premio per la migliore shopping bag realizzata per una casa vinicola, Franciacortina, la quinta azienda in Franciacorta che abbiamo strutturato, abbiamo creato e abbiamo prodotto per il rilancio del loro Rosé Demi-Sec. È stata un'esperienza, neanche a dirlo, meravigliosa. Quindi una donna per fare qualcosa di declinato al femminile, visto che Rosé è molto femminile, ci sono dati di mercato che dicono un interesse crescente da parte delle donne verso le bollicine e specificamente verso i Rosé. Beh, ma perché no? È assolutamente un nettare meraviglioso. È uno dei nostri patrimoni, come il buon olio, buon vino. Certo. Anzi, impariamo a dire di bere bollicine in Italia e basta con questo champagne, no? Esatto. Abbiamo il nostro champagne italiano. Esatto. E quindi mi diceva, questo è un premio, ovviamente un riconoscimento importante, immagino che non capiti spesso che l'Italia vinca a questo tipo di concorsi, soprattutto in una città come Londra, che è un po' la patria del design. Assolutamente. Non solo della finanza, ma anche del design, e quindi questa è un'altra ulteriore ottima notizia. Decisamente. Per quanto riguarda l'uso, passo torno alla paper milk, quale sarà l'uso? A parte la mia battuta su, spero che si faccia anche della carta per scrivere, insomma carta da lettere. A parte gli amanuensi, in che cosa? Il suo come dire, focus principale e il suo scopo principale è quello di essere utilizzato come supporto per la produzione di packaging ovviamente industriale, e per tutta quella che è la produzione della comunicazione, quindi tutto. Quindi diciamo gli amici creativi e soprattutto i suoi colleghi creativi del mondo della comunicazione saranno felici di poter usare e di poter proporre ai propri clienti un nuovo supporto tecnico. È quello d'avanguardia a livello tattile, sensoriale, ma anche qualcosa che sia facilmente passabile proprio per il valore intrinseco che ha in quanto fatto anche con il latte. Assolutamente, quello che spero, il suo alto valore evocativo è quello che mi riempie tra l'altro di gioia e serenità. Perfetto, io posso solamente ringraziarla, Susanna, di essere stata qui grazie con noi. Grazie a lei, grazie a voi. Di averci portato queste due belle notizie, un premio internazionale vinto a Londra a settembre, la nascita oggi di Paper Milk. Speriamo di avere per noi come network, ma anche
per il pubblico e per il sistema Italia sempre più persone che come lei centrino gli obiettivi e ci facciano crescere e ci creano una vetrina anche a livello ce internazionale. Ce ne sono. È stato un grande grazie. Piacere e spero avremo altre occasioni per parlare di altri suoi successi. E viva il latte! E viva il latte! Grazie, grazie a tutti.